Per analizzare un'azienda occorre studiare un bilancio. Questa è una delle primissime cose che ho imparato quando mi sono avvicinato al mondo delle azioni. Così mi sono subito messo a cercare dei bilanci online. Li ho aperti, li ho letti e non ci ho capito un cazzo. Tanti numeri, voci, cose scritte in piccolo, pagine e pagine. Leggere un bilancio non è affatto semplice. Una delle cose che mi sono state più utili per riuscire a entrare nell'ottica di leggere un bilancio aziendale è stata costruirmi un bilancio personale. E, se devo dire la verità, questo mi è servito tantissimo anche nella gestione dei miei soldi. Devo ammettere che questo esercizio, in realtà fondamentale, tutte le persone dovrebbero creare un proprio bilancio personale, mi ha permesso di approfondire il punto di vista sui bilanci aziendali, mi ha permesso di capire il significato di alcune voci e, soprattutto, mi ha permesso di prendere in mano la mia situazione. Ci vuole un po' di tempo per capire come gestire le transazioni e le voci di bilancio. Perciò ho deciso di fare questo video dove voglio darvi le basi per iniziare a costruire il vostro bilancio personale. Come è fatto un bilancio? Nella maniera più semplice possibile, un bilancio è composto da due parti. Una parte è chiamata balance sheet ed è separato in attività, gli asset, cioè tutti i beni in nostro possesso e i nostri crediti verso altri, e l'altra parte del balance sheet sono le passività, le liabilities, i debiti che abbiamo e il nostro valore netto, l'equity. La formula fondamentale di questa sezione è asset uguale passività più equity. Questa equazione significa che tutto ciò che possediamo è stato ottenuto o con soldi nostri o con soldi prestati da altri. La seconda sezione del bilancio è l'income statement, dove vengono mostrate le entrate, cioè i soldi in più ottenuti da lavoro o da altri asset, e le uscite, cioè i soldi in meno che abbiamo speso o abbiamo perso. La formula fondamentale dell'income statement è entrate meno uscite uguale guadagno netto o perdita netta, cioè rappresenta quanti asset in più o in meno abbiamo ottenuto in quel periodo. Il balance sheet rappresenta lo stato in un momento delle finanze di una persona, la quantità di asset che possiede quella persona in un determinato giorno, ad esempio. L'income statement invece rappresenta le entrate e le uscite in un periodo di tempo e rappresenta la variazione da un bilancio a quello successivo. I bilanci aziendali, oltre a questi due, hanno anche il cash flow statement e lo shareholders equity, ma in questo video e soprattutto per un bilancio personale non sono così importanti. Altro fondamento per creare un bilancio, come inserire le voci nel bilancio? Ad ogni movimento di soldi, per una quantità segnata in entrata, un'altra quantità di pari valore sarà in uscita per un'altra sezione del bilancio o per la stessa sezione. Ogni transazione deve sempre, sempre rispettare le due equazioni precedenti. Ad esempio, consideriamo uno stipendio di 1.500 euro ottenuto il 10 febbraio. Tra le entrate metteremo stipendio più 1.500 euro. Tra le uscite nessuna e quindi utile 1.500 euro. Tra gli asset avremo liquidità 1.500 euro. E equity avremo return earnings, cioè gli utili complessivi generati dall'attività, pari a 1.500 euro. In questo modo asset uguale a passività 0 più equity. In effetti il bilancio è una sorta di mega riassunto di una lista di movimenti in entrata e in uscita di soldi. Terza informazione fondamentale per creare il proprio bilancio, ogni sezione del bilancio sarà composta da sottosezioni. Quindi tra gli asset avremo liquidità, avremo investimenti in azioni, avremo investimenti in immobili. Sotto le passività avremo mutuo, avremo prestiti personali. Sotto le voci di entrata avremo stipendio, dividendi e tante altre voci. Sotto le spese di uscita, tante voci. I movimenti che influenzano la stessa categoria andranno a formare il valore finale di quella categoria all'interno del bilancio. Quindi, con le quattro sezioni di bilancio, con un aumento e una diminuzione delle categorie in maniera uguale, e con il fatto di dividere le varie categorie in sottocategorie, possiamo iniziare a vedere come inserire le voci nel bilancio. Partiamo con le entrate attive. Stipendio, secondo lavoro, premi, regali, sono tutte entrate che di fatto provengono da fuori dal nostro bilancio e che poi aumentano le nostre entrate. Quelle che per noi sono entrate, per qualcun altro sono delle uscite. Le entrate totali per il 2020 potrebbero essere stipendio 10.000 euro. Secondo lavoro 2.000 euro, regali 500 euro, ripetizioni 500 euro, per un totale di entrate pari a 13.000 euro e per 0 uscite 13.000 euro di guadagno. Lo stipendio potrebbe essere indicato come lordo, pari a 13.000 euro e quindi tra le uscite ci sarà INPS per 1.500 euro e IRPEF per 1.500 euro, sono numeri indicativi. Alla fine il guadagno da stipendio sarà sempre pari a 10.000 euro.
Io personalmente lo stipendio lo divido tra stipendio lordo e uscite, imposte e INPS. Per me è più completo in questo modo, così ho un controllo assoluto su dove stanno andando i miei soldi. Mentre inserendo solamente lo stipendio netto, la cosa è più semplice, e questa potrebbe essere la soluzione ideale per chi vuole mantenere le cose più semplici, ma non sono considerate le uscite per l'INPS e le imposte. L'utile generato nel 2020, considerando solo queste entrate, è proprio pari a 13.000 euro. Consideriamo adesso le uscite, cioè qualsiasi spesa che non riguarda l'acquisto di quello che può essere definito un asset o qualcosa che ci sarà utile. Comprare un panino è una spesa. I nostri soldi escono dal portafoglio e non otteniamo nulla in cambio. Un televisore che costa 900 euro, ad esempio, può essere inserito come spesa unica di 900 euro oppure può essere inserito come asset dal valore di 900 euro che nel giro di 3 anni perde del valore, perde ad esempio 300 euro l'anno. Questa perdita di valore di un asset verrà riportata nelle uscite alla voce ammortamenti. Per le uscite 2020 possiamo considerare 1000 euro di cibo, 1000 euro di vestiti e 300 euro di ammortamenti, considerando la prima fase di ammortamento dell'acquisto della televisione. Tra gli asset inseriremo meno 2900 euro di liquidità, i 1000 euro per il cibo, i 1000 euro per i vestiti e i 900 euro per acquistare il televisore, e poi inseriremo 600 euro perché avremo 900 euro meno 300 euro persi sotto forma di ammortamento. Per quanto riguarda l'equity, considerando solo le uscite, ci sarà un equity di meno 2300 euro, al pari degli asset in questo momento. Essendo che il bilancio personale è gestito interamente da noi, possiamo selezionare la strategia migliore che desideriamo per valutare l'acquisto di asset, inserirli subito come spesa oppure inserirli tra gli asset e vedere il loro valore calare nel tempo. Sappiate però che le aziende utilizzano il secondo metodo e quindi quando acquistano degli asset vengono inseriti all'interno del bilancio tra gli asset, molte volte anche impropriamente, perché potrebbe essere che una spesa per la sostituzione di qualche materiale venga inserita all'interno degli asset, quando in realtà quel materiale è una spesa per la società. Ma questi sono discorsi più complessi dello scopo di questo video. Per farla più semplice, la TV che è costata 900 euro potrebbe essere inserita interamente tra le uscite e perciò le uscite complessive saranno pari a 2900 euro per il 2020, gli asset saranno pari a meno 2900 euro e avremo perso 2900 euro di liquidità, ancora una volta, e avremo un equity inferiore, pari a meno 2900. Ho deciso di mostrare come varia il bilancio tra utilizzo di ammortamenti e non utilizzo di ammortamenti perché, come potete vedere, il valore degli asset complessivi, il valore dell'equity complessivo è differente nei due casi, quando sostanzialmente stiamo parlando delle stesse transazioni. Questa è una cosa da tenere a mente quando andremo a valutare il bilancio aziendale. Comunque le nostre spese sono le entrate di qualcun altro. Parliamo adesso degli investimenti, cioè degli asset acquistati con i nostri soldi o con soldi di terzi che vanno nella colonna degli asset e che generano nuove entrate per noi, almeno potenzialmente. Immaginiamo l'acquisto di azioni con 5 euro di commissioni. Otterremo quindi che tra gli asset avremo meno 5.000 euro di liquidità, meno 5 euro di liquidità e più 5.000 euro di azioni. Mentre tra le uscite avremo 5 euro di commissioni. Ammettiamo poi di ottenere 50 euro di dividendi, perciò un'entrata pari a 50 euro nella categoria dividendi. Tra le uscite inseriremo un'imposta da dividendo pari al 26%, quindi 13 euro, e tra gli asset avremo una variazione di liquidità di 37 euro, cioè 50 euro meno 13 euro. Supponiamo poi di vendere le azioni ad un prezzo di 4.000 euro, quindi con una minusvalenza, pagando 4 euro di commissioni. In questo caso gli asset saranno più 4.000 euro di liquidità, meno 4 euro e meno 5.000 euro di azioni. Mentre in uscita avremo una minusvalenza realizzata pari a 1.000 euro e 4 euro di commissioni. Una delle difficoltà che ho trovato più grandi nella costruzione del mio bilancio personale è come valutare il valore delle azioni. Io al momento, per semplicità, mantengo sempre il valore di acquisto come numero inserito nel bilancio, ma in realtà si potrebbero utilizzare altri metodi, come ad esempio il ribilanciamento, non è la parola giusta, trimestrale,
ovvero valutare il valore del nostro portafoglio ogni trimestre e aggiornare il bilancio, inserendo tra le entrate le plusvalenze non realizzate, mentre inserendo tra le uscite le minusvalenze non realizzate. Questa potrebbe sembrare un'eccessiva complicazione, ma in realtà è quello che avviene nei bilanci aziendali. A una variazione di marketable securities corrisponde una variazione della relativa voce di bilancio. Le commissioni invece sono un'uscita pura. In questo senso potremmo aver generato un credito d'imposta da inserire negli asset per la minusvalenza realizzata, il 26% dei 1000 euro. Ma qui andiamo nelle complicazioni eccessive dal mio punto di vista. Parliamo adesso di come inserire un mutuo, i propri debiti all'interno del bilancio aziendale, cioè quei finanziamenti esterni, quei soldi che provengono dall'esterno e che dobbiamo restituire più avanti nel tempo. I debiti che compongono il nostro bilancio sono attività nel bilancio di qualcun altro. Consideriamo di accendere un mutuo in banca per 50.000 euro e nell'intero anno spendere 1.000 euro di principale, quindi restituirlo, e spendere 500 euro di interessi. In più, in quello stesso anno, acquistiamo una casa con 40.000 euro. Quello che succede è che la liquidità ha diverse voci, più 50.000, meno 1.000, meno 500, meno 40.000. Mentre abbiamo un valore di 40.000 euro per la casa appena acquistata. Tra le uscite troviamo esclusivamente gli interessi del mutuo, perché quando restituiamo principale in realtà non stiamo spendendo dei soldi. Mentre tra i debiti avremo 50.000 euro il mutuo, meno 1.000 euro il principale che abbiamo ripagato nel primo anno, perciò debiti totali pari a 49.000 euro, come in questo momento abbiamo 8.500 euro di liquidità. Una cosa interessante, i movimenti tra un asset e una passività, o tra due asset o tra due passività, non influenzano i guadagni e le perdite. Quindi, dopo avervi mostrato come vengono generati a partire dai movimenti iniziali le voci di bilancio per le principali transazioni che una persona potrebbe trovare nella propria finanza personale, adesso vediamo il bilancio complessivo. Ipotizziamo poi di avere come condizione iniziale 10.000 euro di equity sotto forma di liquidità. Questo è importante perché da un bilancio iniziale, attraverso l'income statement, otteniamo il bilancio finale. Le entrate totali sono state quindi 13.000 euro di stipendio lordo, il secondo lavoro 2.000 euro, regali 500 euro, ripetizioni 500 euro e dividendi 50 euro. Entrate totali per 16.050 euro. Per quanto riguarda le uscite, le imposte sui dividendi pari a 13 euro, IRPEF 1.500 euro, INPS 1.500 euro, cibo 1.000 euro, vestiti 1.000 euro, TV 900 euro, minusvalenze 1.000 euro, commissioni 9 euro e interessi sul mutuo 500 euro. Totale spese 7.422 euro. Per quanto riguarda la liquidità, all'inizio avevamo 10.000 euro, come vi dicevo in precedenza. Poi avremo più 13.000, meno 2.900 euro per le uscite, meno 5.000 euro per l'acquisto di azioni, meno 5 euro per le commissioni, più 37 euro di dividendi netti, più 4.000 euro per la vendita di azioni, meno 4 euro di commissioni, più 50.000 euro di mutuo, meno 1.500 euro per costi per il mutuo e meno 40.000 euro per l'acquisto di una casa. Liquidità totale quindi alla fine del periodo pari a 17.628 euro. Come altro asset abbiamo poi 40.000 euro di casa e 0 euro di azioni che abbiamo venduto. Per quanto riguarda le passività di fine anno, abbiamo un mutuo che dobbiamo ancora ripagare per 49.000 euro. E perciò un equity dato da attivi meno passivi di 18.628 euro, di cui 10.000 euro di equity iniziale e 8.628 euro di return earnings, gli utili generati. Infatti l'utile netto era proprio pari a 16.050 euro meno 7.422 euro, le uscite totali, cioè 8.628 euro, quanto i return earnings per quest'anno. Quindi partendo da una condizione iniziale di 10.000 euro abbiamo ottenuto un utile con questi numeri di 8.000 euro che si andranno a sommare al valore complessivo del nostro bilancio, del nostro equity. Sommando l'equity ai debiti che abbiamo otteniamo il valore complessivo dei nostri asset. Ho voluto specificarvi tutti i numeri perché così vi ho mostrato che il bilancio è coerente con se stesso e rispecchia sempre le due formule di cui vi parlavo prima. Comunque, queste sono le basi per iniziare a costruire il vostro bilancio personale. È una cosa che vi consiglio caldamente di fare perché vi mette in un'ottica completamente diversa per valutare i numeri del vostro bilancio e del bilancio di un'azienda.
Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto a questo video e lasciate un bel like per supportare il canale. Inoltre, se siete nuovi sul canale, iscrivetevi e attivate la campanella di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.